night swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard, taken years ago, turned around backwards so the windshield shows. Every street light reveals a picture in reverse. Still it's so. Di Carlo Magno è qui ed è morto. Adesso prenderò la sua spada. Il fedele è come se toccare la mia blindata. Morirai per questo. Ora la mia anima può risalire al cielo. E così si chiuse la partita. Ma dritto dritto sulla tenda, così sarà morto. Dritto dritto, ma la fanno la saluta. Va bene, il servo vostro, una settimana e sarà morto. Grazie, grazie, grazie. Grazie, amico, grazie. I'm not sure all these people are. Così. Ma no, stai facendo accanto da questo. Perché vuoi innamorare? Guarda sulla faccia. No, praticamente dovete fare le cosiddette zerate. Non ci se la faccio da questo. È piccino? Ma vive, qualche sera è più. È più che per te. È più che per te. Diciamo. Sono Benedetta, è per noi un onore accogliervi qui a Palazzo Pantaleo, palazzo importante sia per la storia barocca della città di Taranto che per il museo etnografico e paesaggistico. Buongiorno, sono Roberta. I Pantaleo appartengono alla nobiltà napoletana giunta a Taranto nel 1700. L'opulenza della famiglia è data dallo stemma, una torre merlata a cui si appoggia un leone, in quanto il termine Pantaleo vuol dire tutto dei leoni. Questa torre è sormontata da una torre più stretta, sovrastata da una stella, che ne rappresenta il titolo nobiliare della famiglia. Il palazzo sorge su un'antica costruzione medievale, ma adesso dirigiamoci verso le stalle. Buongiorno, io sono Gabriele e i boschi che vedete ci arrivano dai cavalli, vi sono strumenti delle attrezzature che ci arrivano alla manutenzione della stalla e al necolo di cavalli. Questa grossa che vedete alla sinistra è una chiamata cucina e oltre che per i cavalli viene utilizzata anche per le cose. Mentre questa ruota serve per intrecciare corde, soprattutto in canapa e fianchi. Questa parte è la struttura più bella di tutto il palazzo, l'imponente scalinata che divisa le stanze. Il grido che avete sentito era dell'esercito di Carlo Magno. Le sue gesta sono state qui raccontate nell'opera di Pupi. L'opera di Pupi è un tipo di teatro a filo del 1700. In via Cariati, dietro le mura, c'era la baracca di Don Giovanni delle Marionette fino alla fine degli anni 50. In questa teca è rappresentata la rotta di Roncisvalle, dove morì l'eroe Orlando. I pupi rappresentati sono Carlo Magno l'imperatore e Argalia il saraceno. Il nipote di Carlo Magno è qui e adesso prenderò la sua spada! Il fedele, come osi toccare la mia giubilana? Morirai per questo! Ora la mia anima può risalire al cielo. E così si chiuse la battaglia di Roncisvalle. Ma le gesta dei paladini di Francia erano anche le vette di svago per i bambini. Come vedete qui in questa teca, pupi o pupiti. In ogni casa c'era un piccolo giardino e molti genitori che conoscevano le gesta dei paladini di Francia facevano piccole rappresentazioni per il divertimento dei più piccoli. I tipi di svago per i più piccoli. Prego, venite da questa parte. In questa teca potete vedere vari oggetti, sia in ceramica che in legno.
Da questa parte potete vedere gli stricature che erano utilizzati per lo più dalle bambine, mentre invece di qua ci sono il rovolo e la raganella, inventata da tutta la parte. Ma qui troviamo la regina dei giochi, Arborio, ed è grazie ad Alfredo Majorano che oggi noi possiamo osservare questi giochi che spesso venivano commissionati ai piccoli o ai falegnami di Arborio. E ora saliamo al secondo piano per visitare le stanze del museo etnografico Alfredo Majorano, che riproducono una parte della storia della nostra città, in termini di luce, costumi e fede. Cominciamo il viaggio dalla terra un po' più prossima. Questa è la stanza delle ceramiche, dove troviamo manufatti realizzati nella provincia di Taranto e sono oggetti che possiamo usare come arredo, ma anche come uso quotidiano, come costruzione di piatti. In passato si utilizzava a mangiare tutti nello stesso piatto ed era segno di intimità. Infatti a Taranto c'è un detto che utilizziamo quando vogliamo prendere le distanze da qualcuno, che fa: quando mai ho mangiato in tuo stesso piatto? Ma tengo posato che te lo fisca rullo, una bambola e due soldatine con le piccelle. Non mi chiedo valene, stiamo una settimana e mi faccio meglio fisca rullo. A me che non sa visto mai e due soldatine. Ma a proposito, come lo dite? Detto detto, ma la fanno cosa punta. Servo vostro, una settimana e sarà una cosa. Grazie, grazie tanto, amico. Non lo faccio, che passione da te. Meno male che assiete come facevo qua. Come c'è preparato il mio fisca rullo. Meno male che non stai lucro più. No, e mo c'è la successa a questo. Che vuoi con la morosa? Quella, sulla faccia. Che ci sono a fare? E più sei, no? Mo vedo qualche salto e qualche palo. E più che professa tu, diciamo, ciao. Di San Pietro, trombette di grottaglie. La musica è molto importante, dalla nascita fino alla morte, inna nanna e marce funebri. La musica è molto importante anche per i del tarantismo, che hanno origini popolari nel meridione d'Italia, soprattutto nel Salento. Le donne che erano vittime del tarantismo si diceva fossero state punte della tarantola. Il tarantismo inoltre ha origini arcaiche nei riti dionisiaci. Ed erano spesso forma di malinconia, tristezza e tradimento. Ma talvolta anche gli uomini venivano curati da musica e colori, come possiamo vedere qua: tamburello, violino e scialle rosso, per poter incantare il ragno, farlo uscire fuori e ucciderlo, e così curare la vittima. Ma venite da questa parte e capirete come religiosità e paganesimo si intrecciavano nella vita quotidiana. Importanti testimonianze di devozione religiosa sono le tele votive e gli ex voto, spesso in lamina d'argento o in cera, che avevano un valore identificativo se rappresentavano parti del corpo umano verso i quali era stato richiesto l'intervento taumaturgico, e valore commemorativo se raffiguravano un cuore o simboli della passione, verso i quali era stata richiesta una grazia. Ci si rivolgeva ai santi per superare avversità, ma anche per curare malattie, ma soprattutto per avere figli quando questi non arrivavano. Infatti la disputa era forte tra il rito della Santa Monaca e le richieste a Sant'Anna, che era la protettrice delle puerpere o fatte. Come la storia di Antonio e Annunziata. Si amavano tanto ed erano sposati da quasi 2 anni, ma la loro felicità non era appagata, in quanto mancava una presenza molto importante. I due sposi non riuscivano a concepire e creavano tensioni tra le due famiglie, in particolare tra le due suocere, Caterina, molto credente, e Filomena, molto superstiziosa e adoratrice della Santa Monaca. Un giorno, Filomena, mentre si reca nella casa del figlio per parlare con lui, incontra Caterina e tra le due vi è un aspro scambio di battute. In seguito, Annunziata ha un momento di crisi e si confida con sua madre e sua sorella Maria. Filomena, proprio a te stai pensando. C'è coincidenza, pure io stai pensando a te, dimmi. Usai che le bagnone non stavano figlia. La stessa preoccupazione per io. Filomena, ma non è che la bagnetta tua che non è buona. Figlio, ma non è buona, è figlio che non è buono. Figlio, ma vedi che è figlio che è scuoto. È figlio che non c'è buono.
Mo faccio una santa mola che te faccio vedere io. Ah sì, ma te faccio vedere io c'è che mette il mezzo. E fa, fa. Fighi del cuore. Fighi del cuore. Madonna Marico, ma che fa? Non riesco a avere un figlio con Antonio. Non ti preoccupare, sta a me, pure io non tengo figli, poi ho avuto sei figli. Vabbè, ma io non ho più sei, a me uno non basta. Buongiorno, cosa è successo? Ma come mattina voglio essere figlio? Così c'è chi ho incontrato, quel Davide da Filomena, mi ha detto da figlio, ma scuvato. Oh, cosa è successo? Niente, ancora vita la detto da figlio, ma scuvato. Che non ti dire una bella ma niente. Non so. Che c'è? Se ti viene da dire? No, niente, dice. Ciao. Può farsi una santa mona. No, ma la sesta qua a me è fatta la santa mona che non ti sei figlio. Beh, sei niente, che sei canino. No, come ti chiama fa? No, ma ci sto a sto punto, ce la figlia una valera, a venere. No, la faccio una contirina, ma c'è chiedere una grazia, così mettiamo a mezzo una bella tredicina. Mamma, ci sto a sto punto, no, ma c'è te di. Come di chi fa? Oh, dimmi se la Luca, ma che sta succedendo qua? Ho fatto dei figli, no? Ma la tutta che non è buona. Ma come? Ma tanto non te la voglio, una figlia, qua. Ma insomma, ci dirà Inge. Ma ciao, come ti chiama? Sei figlio, ma non stai mettendo mo' capì. Come ti chiama? Ma decisero di fare a meno dei loro genitori. Si recarono loro nella piccola chiesetta di Sant'Anna. Oh Sant'Anna, fammi sta grazia, non prendere questo poco da vecchio di mano di Dio, sono tu ma per fare. Sant'Anna, per favore, fammi sta grazia, dammi sta gioia di mio figlio, per favore, almeno per fare qualcosa alla mamma mia. Amo, allora, amo. Amo, ci si dice, non sta per amo, ti si dice, la chi amo, ci si dice, non sta per si dice, la chi vista, amo. Ma non si può, ma non è una stata. A dittesina, a dittesina, a dittesina. Ma un miracolo avvenne. La notte stessa, Sant'Anna si recò a casa di Annunziata in sogno e le accarezzò la pancia. Un mese dopo la ragazza scoprì di essere incinta e decise di ringraziare la santa per la grazia ricevuta con un ex voto, un bellissimo dipinto fatto dalla pittrice Chiarina. Buongiorno, come mai siete venuti qui nella mia umile bottega? Buongiorno, Chiarina, la fanno qua. Sì, Sant'Anna è una fratella ragazza, sono incinta. Sei incinta? Ma dopo come sono contenta! Taglio fare un quadro, così a tante contente, sa quanto figlia di te! No, per favore, basta! Per favore! Ah, massima cosa, massima da prendere! Beh, augura! Grazie, carina! E mo, tutto questo sta andando a posto! Grazie, Sant'Anna! Qui abbiamo il nostro Sant'Ataldo che salva un peschereccio da una tempesta. In questa teca invece ci sono degli oggetti religiosi che si trovano nelle case, le madonne sotto le campane, l'anima di un creatore e gli abitini che si mettevano al collo dei neonati. E questi cosa sono vestiti di carnevale? Ma c'è carnevale e carnevale, questi vestiti venivano utilizzati dai bambini per le cresime e le comunioni. Ma come l'hanno giuppanato, sto dicendo. È piacevo, no? Ciao. Questi sono i famosi riti della settimana santa tarantina, che pare abbiano origine durante la dominazione spagnola. Taranto e Siviglia infatti rappresentano il culmine dei riti della settimana santa. Questa che vedete è la processione della Dolorata che esce il giovedì santo dalla chiesa di San Domenico a mezzanotte e che dopo aver percorso per circa 15 ore 3 km ritorna nella stessa chiesa alle 15 del venerdì santo. La processione si compone del troccolante che ha il compito di scandire l'avanzare e fermarsi della processione attraverso l'uso della noccola, il pentacolo di origine araba. Successivamente abbiamo la croce dei misteri, che è nera, a differenza di quella della processione del venerdì santo. Successivamente abbiamo le poste, il trono e i sacerdoti, poi la statua della Madonna Dolorata, con il cuore nella mano sinistra e il fazzoletto nella mano destra, le sdanghe, le forcelle e i mazzieri, che sarebbero un po' il servizio d'ordine.
sono tre croci inferiori che rappresentano le tre cadute di Cristo verso Roma. La vita dei confraterni invece ha la mazzetta nera, una tunica bianca e una coroncina con delle immagini di culto. Oltre ad avere il tipico cappuccio e una mantella nera piegata sulle spalle. Questa invece è la benedizione di Mussolini, che esce per il santo alle 17 dal Carmine per spostare poi nella chiesa di San Francesco per poi ritornare con la mattina al Carmine con il percorso di Mussolini. È composta di questa circolante, dal controllore, dalla croce dei cristiani in questa casa di motore e poi dal sacro della passione. Cristo all'orto, Cristo alla colonna, ex uomo, la cascata, il crocifisso, la sacra sindone, Cristo morto e la Madonna della Giordana, che a differenza della posizione del giovedì ha il cuore nella mano destra e il volto esprime un dolore più vissuto rispetto a quella che viene in atto. Santa. Invece il 16 luglio, che è la Madonna del Carmine, indossano le scarpe. Da qui viene un detto tarantino, c'è il fratello di Carmine. Inoltre, accanto al Cristo morto, troviamo le persone più illustre di Taranto. È l'abito dei confraterni, ha il cappuccio, come sempre, la mazzetta, questa volta bianca, e la scapolare, ovvero una doppia bisaccia, oltre ad avere la tunica rossa con l'immagine di culto. Varie le riproduzioni dei detti che sono i denti della Settimana Santa. Scarcette, borse e bambole per le bambine, galli e pecore per i bambini. Questo qui davanti si chiama Peterit ed è aerobico per le ragazze da regalare ai fidanzati a Pasqua. Tutti questi piatti si mangiavano a Castulid, cioè a Pasquetta. In quest'altra tela troviamo i panni benedetti di San Giuseppe e Sant'Antonio. Invece qui, per ultimo, troviamo le rielaborazioni dei simboli della passione, come queste troccole e queste pesare. L'importanza dei riti della Settimana Santa è ancora oggi nel DNA dei tarantini, anche se in questi ultimi anni si sta trasformando in qualcos'altro. Tuttavia, è importante mantenere il legame con il proprio territorio, anche perché per i tarantini per casa è più importante tornare a Pasqua piuttosto che a Natale. Come per noi, come si dice alla fine del ritorno, saluta a casa con la propria casa.